Vedremo, magari non sarà così. Allora, box office, incominciamo subito a bomba. USA, come al solito, prima lo dico, poi metto il banner. Quinto posto, It Ends With Us. Mamma mia, 25 di budget, 309 di incasso. Mamma mia. Ne abbiamo parlato nelle volte scorse, il perché abbia incassato e quali sono i suoi problemi. Quindi, nel caso, recuperatele. Le live dell'altra volta. Ve ne metto una qui, dopo nelle schede. Quarto, Alien Romulus va alla grande, 80 milioni 615. Quattro volte, va verso 5 volte il budget. Sono contento, spero, in un sequel. Poi, Reagan, il film sulla vita di Reagan, che sta incassando in America soprattutto, ma 25 di budget, 18,5, cioè è costoso 25 per un biopic su un personaggio di questo tipo. È un po' tanto, secondo me, no? Vabbè. Poi, ridendo e scherzando, Deadpool e Wolverine è ancora qua, secondo posto, 200 milioni, 1 miliardo 287. È vero che ha rallentato, però è sempre 1 miliardo e 3, cioè non è proprio da buttare. Magari si pagano i debiti per i prossimi flop, la Marvel. Primo posto, Beetlejuice, 100 milioni, 145 di incasso. Debolino. Secondo me non arrivano al triplo. Dico che si fermano a 2,250. Quindi a grande questo perché gli altri, Deadpool si ferma a 1 miliardo e 3, It Ends With Us 1 miliardo e 350 al massimo, ormai è stato un po', Alien Romulus forse i 360, però Beetlejuice 250 non va oltre, che è già seconda settimana. It Ends With Us, fermatevi davvero, anche nel mio cinemino c'è gente che continua ad affollare la sala e basta, basta, vi prego. Alien Romulus pure, diciamo che c'è stata sempre questa lotta paro paro tra Itens e Alien, diciamo che sembra che l'abbia spuntata Alien, ma non è detto. Io sono felice, alla fine è un film, a me non ha fatto particolarmente impazzire la storia, però l'estetica di Alvarez è sicuramente interessante. E sono felice che stiano trovando il nuovo successo sia il Predator che gli Alien, gli Xenomorfi. Tra l'altro, annuncio che questa settimana sono iniziate le riprese di Predator Badlands con Elle Fanning, il nuovo film. Quindi, chissà, vogliono fare un nuovo Alien vs Predator. Reagan, boh, mi fa di film del cazzo che mandano solo in America, ovviamente. Quindi, sarebbe divertente fare il beer count ogni volta che senti il verso di un'aquila in quel film. Deadpool e Wolverine ormai diciamo che continua ad arrotondare sempre di più il suo, per quanto credo che il budget sia un po' più altino, però sui 250-300, però sti cazzi hanno comunque guadagnato. Invece ti dico che Beetlejuice per me arriva a almeno 400 li fa, perché 145, vedi che settimana prossima sarà 220. Ci arriva e secondo me sarà un po' lo stesso percorso di Bad Boys for Life. Poi sta piacendo, quindi non vedo il perché. A me non ha fatto impazzire. La storia è davvero, davvero discutibile. Sembra più un revival che un sequel, però mi ha divertito da morire, davvero. Siamo Vabbè, anch'io. sai, Arca, che sono appassionatissimo del box office. E infatti, oltre a questi cinque film di cui già ha parlato benissimo il nostro caro amico Nick, voglio nominarvi Inside Out 2, perché ha raggiunto dei traguardi importanti ultimamente. Allora, io stavo lì lì ogni volta ad aggiornare la pagina di Box Office Mojo perché aspettavo il momento del sorpasso. Innanzitutto del Re Leone, perché mi dà fastidio che è il miglior film d'animazione ed è un'animazione reale e fotorealistica, quindi preferisco che sta adesso Inside Out. Tanto era Disney contro Disney, però saranno contenti sia quelli della Disney e sto contento anch'io. Poi dopodiché, visto che era lì vicino, c'era anche Jurassic World, perché proprio io dico quella mondiale di sempre. Parliamo dei primi 8 film, 9, 10 film, migliori incassi di sempre. E ha superato anche Jurassic World. Quello che poteva fare, lì lì, perché stava un milione in più, un milione meno, quello che poteva fare l'ha fatto, perché si è piazzato ormai sotto Spider-Man, che ha quasi fatto 2 miliardi, è impossibile che raggiunga i 2 miliardi, quindi la posizione migliore che poteva raggiungere l'ha raggiunta. Stupendomi tantissimo, cioè veramente, cioè, meglio di così che voleva fare Inside Out, cioè è incredibile questa cosa, quello che ha fatto Inside Out. Cioè la Disney ha pianto lacrime amare l'altro anno, il 2023, con 3 mila miliardi di flop, quest'anno ha cacciato pochi film, sia con la Pixar, vedi alla fine cosa è uscito, solo questo, e con la Marvel, che alla fine è la Fox,
con Deadpool e Wolverine e ha fatto i miliardi proprio, ha spaccato, quindi sono contento per la Disney perché comunque sono affezionato alla Disney, cioè piangeremo magari lacrime amare, magari arriverà Biancaneve, vedremo, eh. Comunque sono contentissimo e si dice tanto, no? Il cinema è in crisi, è in crisi, e intanto proprio nel 2024 abbiamo avuto questi eventi inaspettati. Chi se l'aspettava Inside Out? Noi davamo al massimo 600 milioni, cioè prima che usciva, perché ha esordito con 300 milioni, cioè già là si vedeva che era abbastanza forte, e poi mi aspettavo questa cosa qua, dei film d'animazione che tirano tutta l'estate, cioè questo è uscito a giugno, è stato il primo film importante Inside Out. Ha tirato tutta l'estate. Un Elemental ha fatto così. Bravo, infatti volevo dire questo, che come Elemental, che è partito malissimo, comunque alla fine ha fatto 500 milioni, tirando tutta l'estate, e a braccetto, alla fine anche Cattivissimo Me 4, che sta andando anche abbastanza bene qua in Italia, e parlando sempre di Inside Out 2, in Italia ha superato pure Tolo Tolo, di Checco Zalo, cioè è incredibile, questa pure in Italia ha proprio sfondato, è incredibile, io sono proprio felicissimo, non me lo sarei mai aspettato, perché alla fine non è che il primo Inside Out chissà quando se ne parlava, sì, ma non me l'aspettavo questo, quindi contentissimo per quello, contentissimo anche per It Ends With Us, non so quando le polemiche hanno favorito gli incassi, cioè secondo me era proprio buono il film, e poi per il fatto che parte da un romanzo, cioè secondo me questa cosa che parte dal romanzo lo aiuta, però 309 milioni sono veramente veramente tanti, cioè ai livelli veramente si parlava di 50 sfumature, nel 2023 c'è stata Sydney Sweeney con l'altra commedia che vi nomino sempre, non ho capito cosa ha mostrato Nick, cosa hai mostrato? È un film che io e Arca vedremo mercoledì, signore, questo è il vero film che mancherà al box office. Sì. Ma è praticamente, raga, sembra un remake di un film che ho già visto, dove li devono per i figli, cioè che i figli nessuno li vuole, sembra un film che hanno già fatto. Perché è un'idea originalissima comunque. Che con la Cortellesi, se non sbaglio. Cortellesi albanese, mamma papà. L'ho visto due o tre volte, mi ha fatto ridere. Poi, su Alien, io penso che non andrà troppo oltre. Alien è sempre Disney, comunque. Mi sa, Sì, sempre Disney. Oh, sì, sempre Disney. E dicevo, secondo me, per un horror, questi sono incassi pazzeschi, cioè 315 milioni per un horror, sono incassi assurdi e sono stracontenti. Lo dovevano far uscire addirittura su piattaforma e invece, vedi qua, hanno fatto bene a fare questa manovra, cioè secondo me con l'idea che avevano dello streaming era sbagliata, ma se ne sono accorti pure loro. Reagan, raga, perché ci sono adesso le votazioni là in America. Ci siamo scordati che quell'altro anziano che doveva gareggiare, poi l'hanno tolto, che doveva competere con Trump. Ci sono adesso le votazioni, quindi Reagan, il vecchio presidente, hanno fatto questa cosa qua, pubblicizzata in Italia, io l'ho scoperto, perché vado sempre là su Box Office e scopro quali sono i film nuovi. Tipo questo weekend è uscito solo Beetlejuice, solo Beetlejuice. Quindi Reagan l'avevo notato, perché è uscito Reagan e Forg, che pure l'abbiamo nominato. Beh, alla fine quello che doveva fare ha fatto, 25 milioni di budget, 18 va bene, scomparirà in pochissimo tempo. Deadpool e Wolverine, Frank diceva 2 miliardi, però noi sapevamo che faceva questo, 1 miliardo e 3, ma pure secondo me farà 3,50, cioè continua ad andare, perché alla fine è quasi sempre primo, solo con perché c'è stato Beetlejuice, e poi c'è proprio un dislivello, tra il primo posto, che Beetlejuice ha spaccato tantissimo, io già quando ho visto venerdì, più di 40 milioni al primo giorno, ho detto caspita, non mi aspettavo sta botta, è andato benissimo, ha spaccato 3.000 miliardi di record per quanto riguarda Tim Burton, Winona Ryder, cioè i migliori film a livello di incassi per tutte queste cose qua, e vabbè sicuramente pure Monica Bellucci, perché cioè, orgoglio italiano. C'è stato quel fenomeno Twisters, che 100 milioni li ha fatti di incasso tutti in America, cioè questa è la cosa, un po' come Twisters. Twister ha fatto 3,80, sta andando bene in realtà, però... No, io dico il fenomeno, cioè, che tutti gli incassi vengono dall'America e quasi niente dal mondo, quello volevo intendere. America, sì, Ivano, sono quasi 2,70, sono 2,65 in America di Twisters. Eh sì, no, dico il dislivello a livello di proporzione. Okay, tutto è sbilanciato. Okay. E sembra un film fatto per lo più per quel mercato là, mentre se tu vai a vedere Inside Out le percentuali sono diverse, sarà un 30-40% America, 60%, invece qua è sbilanciatissimo, quindi se magari anche oppure no, ancora non esce, spero quello, magari non ho controllato bene, magari in molti mercati ancora non esce, quindi magari poi si ribilancia, io lo spero, con una partenza del genere i 300 milioni sono alla portata,
comunque loro saranno felicissimi, perché cioè, secondo me hanno proprio esagerato 100 milioni per Beetlejuice, cioè hanno proprio esagerato, però lo sappiamo che sono un po' spregoni ad Hollywood. In realtà comunque rispetto alla media, che vedi pure Twister 650, dove li ha spesi? Cioè, hanno davvero catturato dei veri tornado per... Comunque tutto sommato in Beetlejuice, tranne magari quando ci sono quegli effetti che vogliono essere artigianali per forza, la CGI è molto molto valida, quindi ti vedono qui 100 e secondo me fatto dentro, secondo me ci rientra. Secondo me no, ma poi 100 milioni è costato Dune, ragazzi, Dune 2, cioè, ma di chi stiamo parlando? Secondo me 195 Dune. 195, allora il primo era 100 milioni? Vabbè, non mi ricordo comunque. Il primo. No, ma il più clamoroso resta quello che diciamo sempre, Hunger Games, quello è il più clamoroso per me. 100 milioni, Hunger pochissimo. Games, sì. Vabbè, c'erano altri film, comunque secondo me li hanno un po' buttati, perché alla fine Beetlejuice sono due location, ma due proprio, due di numero. Si può fare anche e anche il cast, ragazzi, il cast è poraccio, ma quanti li vuoi pagare quelli? Pure Tim Burton, cioè, forse è quello che paghi di più, ma è tutto molto poraccio. Cioè, so televisivi, vedi Netflix, mercoledì, cioè, Winona Ryder, è tutta roba televisiva. Sì, non è che... Monica Bellucci che... Non la paghi, cioè, insomma, è quello il punto. No, per me hanno un po' sprecato, cioè loro vabbè effettivamente si sono autopagati, quindi che se ne fregano, cioè si saranno autoprodotti, autopagati. Marzia, vai tu, se hai voglia di dire qualcosa, se no andiamo, poi Frank non ho capito. Guarda, gli altri li abbiamo commentati anche le scorse volte, quindi ti parlo solo di Beetlejuice. Non so se ci arriva a fare il triplo, perché sinceramente belle le atmosfere, ma io amo Tim Burton. Ma la storia non mi ha convinto, non ci ho visto i fasti di Tim Burton. Mi sembrava una miniatura di quello che può essere Tim Burton. Quindi spero che ci arrivi, ma non credo. Per il resto gli altri li abbiamo già commentati tante volte. Volevo dire a Nick, ecco, Alien Romulus che è costato 80 milioni. Ecco, un po' questo non dirmi, cioè mi sono un po' confuso. Vabbè sì, però per dire Alien Romulus per la maggior parte sono due stili. In Beetlejuice comunque ha più senso, avete tutti i truccatrici, tutti quei cristi che stanno lì nell'aldilà. Non lo so. E comunque per me 100 è contenuto, per me almeno 150 è venuto a costare. Però. Raga, ma il cast in Alien Romulus, ma chi c'è? C'è il cast, cioè quello costa. Però cazzo, c'è Jenna Ortega, c'è Michael Keaton in Beetlejuice, che comunque non mi sembra una gente che fa contenta di un milioncino. Ma no, ma sono persone che prendono poco, perché fanno certi progetti. Jenna Ortega prende poco dopo aver scansato tutti quanti. Jenna Ortega no. Cioè William Defoe comunque i suoi 5 milioni li vuole, no? Che se ne sta, cioè non viene per fare la comparsata. Ma scusami, mo che hanno fatto con Emma Stone, che hanno fatto di nuovo con quel regista greco, non mi viene mai il nome, quello di Pupils. Là 13 milioni il budget totale con tutti quegli attori, quando prendono? Poco e niente, raga. Ivano, vabbè, però quindi... c'è un discorso che la paga di un attore non è fissa, la paga dell'attore può essere decisa in funzione del progetto, ma lui stesso la decide, quindi potrebbero aver detto io per lavorare con l'Antimos voglio 100.000, per lavorare con Michael Bay ne voglio 5 milioni, quindi cambia proprio l'attore ha potere di trattare sì, la sua paga. Se tu ma poi ma se ti piace lavorare con lui, dici vabbè dai, me ne dai poco, sì. Dai 500.000 euro e buono. Sense of Kenneth è un film che hanno fatto così, durante la post-produzione di Povere Creature, cioè, io mi immagino loro che gli stanno prendendo il caffettino, Yorgos come va il montaggio? Va bene, comunque ragazzi, avrei un'idea in questi mesetti in cui non abbiamo niente da fare, dica, ok, c'è questo, non credo se siamo organizzati particolarmente. Alien Romulus che è costato 80, secondo me hanno fatto un gran lavoro sulla CGI e tutti gli interni per me sono spesi meglio. Beh, comunque. Andrea. Poi raga, mi è venuto un altro esempio, no? Che tutti parlano, Godzilla Minus One, che ha vinto pure l'Oscar, oppure The Creator della Disney. Cioè, sono belli esempi che dici, vedi qua. Ma dipende, Ivano, cioè Godzilla Minus One sono un tipo di produzione di agenzie diverse, non si parla di Hollywood, infatti il contrasto è stato fatto. Quindi dipende proprio anche in tal caso. The Creator è venuto poco, ma alla fine The Creator è un film che maschera bene i suoi effetti. Penso che ci sono le città, c'è il resto, ma i robottoni grandi sono pochi. Non è che siano
sto gran bel vedere, non è che mi dici è impeccabile come, quindi dipende, non puoi dirmi, non mi puoi paragonare il budget di un film a quello di un altro. Mentre parlavate mi sono solo cercato, perché di Dune mi ricordavo un Dune parte 1, il 2 ha ragione Nick, erano 190, no, il primo 170, erano, esatto, 165 lì, solo per dovere di cronaca. Detto questo, avete detto tantissimo, quindi non aggiungo nient'altro se non condivido il pensiero di Marzia per Beetlejuice, che una volta esaurito la cassa dei vecchi fan, quindi il trentenne e il quarantenne, che sono lo zoccolo duro vecchio, ho detto vecchio per quelli della nostra, e i nuovi fan della Ortega che arrivano da mercoledì, poi boom, quindi a 300 non ci arriveranno mai. Adesso ha fatto il botto ed è vero, ma primo weekend, raga, poi vedrete già la prossima settimana andrà giù. E Deadpool e Wolverine, è vero che è in alto, ma dire che è in alto non vuol dire che sta guadagnando tanto, è solo un fattore di mancanza di titoli che possono andare a prendere posizioni più in alto, quindi rasenterà secondo me alla fine del 1003-1004, cioè sta lì, no? Ma non si discosta da quello che avevamo già preannunciato il buon Ivano e io all'inizio dei tempi. Ha rallentato, però è ancora lì, vuol dire che 5 milioni settimana, 5 di là, alla fine 1.300-1.400 li fa. Ragazzi, mi è venuto un esempio, perché sono fissato con la Marvel e con l'ultimo film di Ant-Man, che è partito con intorno quella cifra là, 150 milioni, però non così sbilanciati, c'era in tutto il mondo. Ha chiuso a 450, quindi, ma pure quello che ha nominato Nick, Bad Boys. Cioè, sono quelli i numeri, cioè se vai a fare una statistica, se ti devono fare una previsione, ti dicono che i 300 sono in cassaforte praticamente, ti dicono. E dipende dal film, perché anche The Flash doveva fare 700 milioni ma ne ha fatti 300, dipende se il film piace. Anche Quantum Mania, come minimo, per la media di film Marvel, almeno 650 doveva fare, 100 è partito, 200 il primo... La prima settimana tutti hanno capito che era una fetecchia, nessuno ci è più voluto andare e infatti è floppato. Bad Boys, no, ma io solo per fare un paragone, cioè primo weekend è quello che poi incasserà, cioè al di là del film, perché pure di solito i cinecomics crollano, cioè non hanno dei buoni, cioè non mantengono il 50%, quindi io dico, secondo me, per essere un film che non è un cinecomics, che puoi vederti con più calma, non hai quell'hype che devi andare il primo giorno, secondo me può mantenere di più. Quindi io faccio una previsione che va oltre i 300, ma le previsioni saranno intorno ai 300, cioè meno no, secondo me. Perché è troppo buono il primo weekend. Cioè il primo weekend è troppo buono, pure se c'è dei cali del 60%, fai pure i cali del 60%, come fa a non arrivare a 300? Cioè. Ma Ivano, devi considerare appunto il passaparola, che non è molto buono, le recensioni non è che lo stanno osannando, e in più l'altro fattore è che è uscito praticamente ovunque, in tutti i mercati, quindi non è che si può giocare, mi devo ancora giocare. Ma guarda guardate pure i Dance With Us, no? Che ce l'abbiamo lì. Ivano, adesso non è, secondo me è un po' inutile. È simile. Simile. No, non sono identici, sono due fanbase totalmente diversi. Allora, io di mio ho sentito sin da Venezia in generale comunque parlare abbastanza tranquillamente, anzi è stato visto come la rinascita di Tim Burton, quella che in realtà può esserla nello spirito, magari nella storia non lo è, però comunque fatto sta che io non ho sentito parlare comunque benino. Ma non mi puoi paragonare Beetlejuice e Dance With Us, sono due fenomeni totalmente diversi, quindi vediamo. Io vi dico che per me i 300 li fa, poi non so dove altro vada, però... non ho sentito parlare bene, non ho sentito una sfumatura forte, può reggere, se quella nenia di Bad Boys, Ride or Die, ha fatto 400, sì. Frank, allora, vuoi dare tu un giudizio? Sì. Sennò poi abbiamo il tempo. E peraltro poco, perché a breve dovrebbe tornare mia moglie e dobbiamo andare a fare la spesa, che vi ricordo che da me sono le 4 e 5. Sì, purtroppo, è una cosa che si deve fare, se non si mangia. Allora, velocemente, prima sentivo parlare della versione Deadpool e Wolverine, infatti è una delusione. Wolverine e Deadpool fa schifo il film, ragazzi, parliamoci chiaramente. Ovviamente il passaparola ha fatto l'effetto, cioè il passaparola non proprio positivo, perché anche chi ha apprezzato il film avrà detto ovviamente ai suoi amici, sì, è un film cazzone, ma proprio uno dei film più cazzoni che abbia mai, che la mente umana abbia partorito. Quindi si è limitato il film, ovviamente, perché è un film cazzone.
non è arrivato nemmeno a 1.500. Io mi ricordo che io ero quello più positivo, 2 miliardi, perché io pensavo che ci fosse una storia in quel cazzo di film, invece no, è semplicemente cazzeggiare quel film. Ma io mi ricordo pure voi che dicevate 1.400, 1.500, quindi mi avete confermato che è una delusione. Raga, nessuno... No, raga, andiamoci a rivedere. Vatti a vedere, da di voi, nessuno diceva... ok, non c'è arrivato a 1.300, 1.200, ma siamo sempre là. Allora, eravamo tutti più positivi. Io mi ricordo che la base era 1.500, almeno 1.500 ci arrivava. È arrivata a 1.287, raga. Cioè, ha fatto così sto film, boom, boom, e ha avuto subito la discesa. Perché? Perché è un film del cazzo, diciamolo tutti insieme in coro. Beetlejuice, sì, sono d'accordo con, credo l'abbia detto Marzia. Chi se lo va a vedere? I vecchi come noi, cioè almeno come me, signor Arcadi, Marzia e non so Ivano quanti anni ha, non mi ricordo, e Andrea. Ovviamente Nick se lo va a vedere perché è cinefiletto. Poi... La categoria dei ventenni, ma perché dovrebbe andarsi a vedere Beetlejuice? Per Jenna Ortega, ma non tutti hanno amato Jenna Ortega, quindi non è che sono tutti fan. Per Monica Bellucci. Poi sul costo, Monica Bellucci, sul costo... I ventenni, Monica Bellucci, ma... Raga, sul costo, tutto scenografia e trucco e parrucco e costumi, è tutto quello, Cioè, i 100 milioni hanno speso in là, non so quando hanno preso d'ingaggio, quando ha preso d'ingaggio Michael Keaton, penso abbia preso non poco. Non credo abbia preso la stessa cosa anche la Jenna Ortega, penso che non abbia preso poco, anche perché dovete anche capire che gli attori, quando sanno che devono fare un sequel e sanno che quel sequel ha bisogno del loro ritorno, ovviamente loro il cachet lo alzano, perché sanno, loro hanno bisogno di me, perché io sono l'attore che viene dal primo film. Quindi Michael Keaton sicuramente, non so quanto ha chiesto, ma l'ha chiesto tipo 10 milioni per fare sto film, solamente mi con Michael Keaton, minimo, e compare in 10 scene contate. Ma vabbè, ripeto, il discorso è quello lì. Quindi la spesa ci sta, e gli incassi pure ci stanno, secondo me. Cioè, quanto arriverà? 200? Per proviamo essere lunghi, il che sarà un fallimento, perché c'è speso 100, 145, al momento deve arrivare a 200. In America, vi ripeto, che vi ricordo che l'altro è uscito... No, lo stesso giorno, se non sbaglio, dell'Italia, no? Stessi giorni, quindi no, l'uscita contemporanea arriverà a 200, 250 al massimo. È un fallimento, ma chi si aspettava qualcosa di meglio? Proprio perché i presupposti erano quelli. Cioè, chi andrà a vederlo? Queste persone qui. E se sta andando così, in effetti. Per quanto io comunque nella sala dove stavo io, la sala era piena, E come vi ho detto tante volte, da me è difficile che la sala sia piena, ma quasi impossibile, che sarà capitato per Deadpool e Wolverine e giusto un altro paio di film in Bad sei Boys, Bad Boys, ma tutti neri erano, quindi potete immaginare il perché. In un anno è capitato 3-4 volte. Alien Romulus, secondo me lì ha dato anche questa parola positiva. A me il film è piaciuto, quindi non so se a voi, a me il film è piaciuto, non è che però pensate un po', io l'ho preferito al primo film, e lo so che potrei dire una stanzata, d'accordo, ma io anch'io. Al primo film sono d'accordo, cioè esteticamente il regista ha dimostrato una maturità registica allucinante. Per fare quello che lui ha fatto in questo film ci vuole, cioè devi avere i controcazzi per fare esteticamente quello che lui ha fatto, raga. Esteticamente le scene dello spazio è straordinario. Per me è un film che merita tutto sto e io non ci avrei scommesso granché, ve lo dico, anche perché non sono un gran fan della saga. Sta funzionando il passaparola, a dimostrazione che il passaparola funziona. Sono andato a vedere Reagan, madò raga, mi ha portato mia moglie a vedere Reagan, madò, che schifo! Abbiamo la recensione, ma manco morto. Ha fatto tipo pure a Kelly, che Kelly è repubblicana, quindi Kelly l'avrebbe dovuta adorare. Infatti lei mi ha portato a vederlo, perché Reagan è la stessa stregua di Trump. Reagan fu il presidente americano che, diciamo, creò lo spauracchio del comunismo, ok? Un po' Trump oggi con i cinesi. Kelly ha voluto andare a vedere perché Kelly voterà Trump, probabilmente. Quindi, se non è piaciuto manco a Kelly, ve posso fare solo immaginare che cazzo di schifo è. E poi quei film fatti da Rai Chiesa, quella roba tipo di quelle mini produzioni, che anche dici, cazzo, un film su Reagan. Cioè, invece ragazzi, c'è una... Vi dico solo che c'è Margaret Thatcher, la prima ministra inglese di quel periodo, che chiama Reagan Cowboy. Lo chiama Cowboy. Vi dico solo questo. È già questo... Margaret Thatcher!
che chiama Reagan Cowboy. Ma è accurato o no questo nome? Ma che deve sta accurato? Ma a parte quello, ma pure il contesto in cui lo dici, no, raga. Allora, hanno trasformato Reagan in Capitano America, ovviamente senza combattere. Questo hanno fatto. No, raga, ma c'è addirittura una scena dove Reagan in slow motion, in stile galante, sta... No, raga, allora, cercate di recuperare. Cercate di recuperare sta merda in qualche modo, perché io l'ho vista al cinema, eravamo solamente io e Kelly in sala, ovviamente, mamma mia. E sta facendo quasi 25... Allora, perché sto film è politico, ovviamente, perché mostrano i repubblicani come gli eroi della patria americana, cosa che ovviamente da un certo punto di vista potrebbe essere, ma in realtà nemmeno più di tanto. E ovviamente perché è uscito in questo periodo? Perché a breve ci sono le elezioni, a novembre, quindi è un film palesemente politico, è uno spot politico, è come se facessero un film su, che ne so, su Salvini, un horror su Salvini che tortura gli immigrati, ecco, è esattamente quello. Il film è quello. Guarda, ragazzi, recuperate sto film, vi fate le meglio risate, che poi qualche cosa non pure so. Di, ci sta pure, però, poi, e niente, ho detto, i Dance With Us, i 309 milioni di femmine che sono andate a vedere, giovani femmine che sono andate a vedere quel film, che cazzo vedevo lì? Lasciamo perdere, ma io non parlo. Mamma mia, che robaccia. Va bene. Velocemente, Box Office Italia, andiamo, tanto non c'è tanto da commentare qui. Cattissimo Me 4 vince, incredibile. Beetlejuice 2, che non è primo, incredibile, pure questo. Vabbè, It Ends With Us, campo di battaglia, che fa poco, perché fa poco, fa 450.000 euro, niente, e ancora Deadpool e Wolverine. Nella 10 c'è Limonov, che fa poco, però c'è, e finché notte non ci separi, 323.000, quindi poco, poco, poco. Aggiungo qualcosa velocemente solo sui film non commentati prima. Cattissimo Me 4 comunque, e qua sinceramente me li prendo i meriti, come vi avevo detto, sta a 930 milioni, perché appunto in America sarà frenato, però cazzo continua, e secondo me non dico che arriva al miliardo, ma i 950 li fa di sicuro. Campo di battaglia a me ha deluso tanto, perché Il Signore delle Formiche di Amerika mi era piaciuto tantissimo, mi è piaciuto Hammamet. Questo è un film che una certa prende il pilota automatico ed è davvero noioso, mi dispiace. Finché notte non ci separi vorrebbe essere un grande film citando grandi registi, facendo un po' quella commedia che non vuole essere una commedia ma in fondo lo è, e finisce per essere una commedia da Sky. Limonov è la sorpresa del mese, è un film bellissimo, davvero bellissimo, bello bello bello, se potete recuperatevelo in sala, e non è un pippone d'oro, è un quarto noioso, è proprio divertente, è proprio frenetico e anche abbastanza folle. Ho fatto uscire la recensione per le 8:30, è piaciuto pure a me, quindi ve lo consiglio. Allora, vediamo se poi riusciamo anche a coinvolgere CineFrank. Leggo velocemente questa notizia. Quella del cringe time, quella che piace a me, perché non ce n'erano tante, ma l'ho trovata. Siete pronti? Dai. Michael Keaton o Michael Douglas? Leggiamo la notizia.